amici di Ettisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi il nostro ospite, il centroboa dello Sporting Club Tuscolano, Simon Botto. Ciao Simon, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao e grazie. Allora, io inizio la nostra chiacchierata provando ad esaminare quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. Quale eredità vi ha lasciato il match giocato sabato contro la capolista Roma Visnova, la Visnova dei giovani terribili? Ma insomma, la partita col Visnova è stata una partita importante, perché rientravamo dopo una sosta molto lunga, una partita anche un po' strana, perché in realtà giochiamo, direi, abbiamo la fortuna di poter giocare col Visnova tutti i martedì, quindi insomma, ci conosciamo abbastanza bene. Una squadra molto forte di ragazzi molto giovani e molto bravi. Non me ne vorrà Alessandro, forse farà un po' di scongiuri, ma secondo me è la miglior squadra del campionato, sia attualmente che sicuramente in prospettiva, ma anche proprio per valori assoluti. Quindi insomma, era un inizio difficile e in realtà siamo andati, e noi l'abbiamo affrontata anche, diciamo, non proprio in condizioni ideali, perché Adriano Giannotti, il nostro primo portiere, era stato positivo, quindi non ha potuto giocare. Ha giocato al suo posto Valerio Baccifava, che comunque ha fatto una grandissima partita, e poi due ragazzi giovani hanno fatto il loro esordio, anche se non hanno giocato tantissimo, comunque è stato un esordio importante. Pensavamo, insomma, sarebbe stata una partita molto molto difficile, e in realtà siamo partiti molto bene, siamo andati sopra 3-1, col Visnova spesso abbiamo questi inizi sprint, poi verso metà partita ci hanno rimontato e poi insomma non siamo riusciti a portarla a casa, non abbiamo messo come al solito molta cattiveria nel difendere il vantaggio, però è stata comunque una buona partita, ne usciamo abbastanza rincuorati, abbastanza positivi per la partita di sabato con Cus Palermo, che invece per noi è una partita fondamentale. Comunque è stata, secondo me, una parte importante che ci ha dato anche consapevolezza che possiamo fare il risultato anche con le squadre migliori come il Visnova, appunto. Certo. E cosa vi ha detto mister Neroni al termine della partita? Diciamola così, si è arrabbiato oppure vi ha rincuorato? Ma diciamo, darò una versione edulcorata delle sue dichiarazioni di fine partita. Ma no, penso che in realtà il sentimento sia un po' lo stesso che ti esprimevo prima, nel senso che da un lato c'era una certa soddisfazione per aver fatto una buona partita, per appunto essere stati per due tempi, siamo stati anche avanti, comunque siamo stati assolutamente in partita. Poi non abbiamo messo cattiveria nel difendere il risultato, e abbiamo fatto un po' di errori anche su cose che ci aspettavamo, ovviamente conoscendoci molto bene. E insomma, e quindi alla fine un po' di rammarico per non aver fatto proprio, per aver fatto una buona partita, ma non aver fatto il 100% di ciò che avremmo potuto fare, cioè, insomma, quando si parla a fine partita spesso emergono i sentimenti più forti, e quindi sicuramente c'era un po' di delusione, però appunto, secondo me dobbiamo prendere la parte positiva e dobbiamo sicuramente vincere la partita di sabato prossimo. Certo. Quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo, che ha un mix tra qualche senatore, chiamiamolo così, e una serie di giovani rampanti, quali sono gli aspetti su cui questo gruppo può ancora migliorare? Intanto Aspetti del gioco. ringrazio per il senatore, il senatore. Versione elegante che apprezzo, ma diciamo in generale secondo me è una squadra che ha alla base un gruppo molto forte, diciamo un rapporto di amicizia, una squadra, un gruppo dove si sta molto bene. Questa è diciamo, una cosa riconosciuta, credo, dall'ambiente in generale, con appunto con un buon mix di
persone con profili diversi, con esperienza diversa, che condividono una visione abbastanza gaudente, direi, dello sport, anche dello sport agonistico di buon livello, di alto livello, come quello del campionato di Serie A2. Quindi, secondo me, uno dei nostri elementi, diciamo, di forza è la coesione del gruppo, il fatto che ci sia un buon ambiente. A volte è anche un limite, nel senso che a volte ci manca un po' appunto, per usare un termine partenopeo, quella cazzimma agonistica sportiva che ogni tanto ti fa tirar fuori qualcosa in più, ti fa non perdere un pallone, fare un gol in più, non perdere palle, perdiamo un sacco di palle. E, insomma, un po' questo, un po' di cattiveria agonistica è quello che ci manca. Da un punto di vista proprio tattico, secondo me stiamo crescendo abbastanza bene nella parte difensiva e comunque anche in attacco. Quest'anno siamo comunque abbastanza prolifici anche in fase offensiva. Nell'uomo in più e l'uomo in meno è forse dove dobbiamo migliorare, dove Certo. dobbiamo migliorare un po'. Però, insomma, stiamo facendo abbastanza bene. Abbiamo perso una partita che avremmo dovuto vincere, quella con il Latina in casa. Abbiamo preso un parziale 5-1 l'ultimo tempo, abbastanza incredibile ancora. Però la squadra sta crescendo, ci sono anche un sacco di ragazzi giovani. E quindi, insomma, siamo abbastanza ottimisti. È una società molto ottimista, una squadra molto ottimista, e questo fa un po' parte del fatto che siamo un gruppo dove si sta bene e anche che, insomma, dobbiamo cercare di metterci più cattiveria possibile, perché a volte serve un po' di quella. Certo, possiamo dirla con una battuta che da sabato inizia il vostro campionato? E poi arrivo alla domanda. E inizia il vostro campionato dal cruciale scontro diretto col CUS Palermo. Che partita sarà secondo te? Allora, secondo me questo campionato in realtà è un campionato di A2 molto divertente, perché penso che al di là di due squadre che sono forse anzi, sono sicuramente, quantomeno come organico, come valore dell'organico, un po' superiore alle altre, e alla Florenzia, tutte le altre che sono sicuramente una squadra molto ben attrezzata, anche se molto ben attrezzata, con ottimi giocatori, ottimi giovani, però forse ancora un pelino sotto le prime due. Il resto del campionato è estremamente equilibrato. Quindi è vero che inizia per noi un gruppo di partite, diciamo, che dobbiamo vincere, vorrei chiamarle così. Ma non direi che è un campionato a parte. Anche la partita di sabato col Visnova ha dimostrato che veramente è una partita che, se giochiamo 9 volte, se giochiamo 10 volte, la perdiamo 9 volte, però in realtà c'è la possibilità di vincere anche queste partite. Secondo me quello che ci aspetta è un gruppo di partite dove, facendo buoni risultati, potremo spostarci come zona di classifica, almeno verso, insomma, stare a ridosso delle prime, più o meno in centro classifica. Ecco, questo è quello che ci auspichiamo. O comunque, diciamo, comunque fare tutte le partite una alla volta, con l'obiettivo di vincere anche le più difficili. Certo, quali fattori saranno decisivi per provare a conquistare la vittoria contro la formazione siciliana? Che partita deve interpretare il Tuscolano? Allora, ovviamente facendo il centrobo ho una visione abbastanza offensivistica del gioco in generale, quindi tendenzialmente risponderei e rispondevo l'anno scorso, quando avevamo un po' di difficoltà offensiva, che dovevamo riuscire a fare più di 10 gol, o quantomeno essere più incisivi in fase offensiva. In realtà penso che questa sia una partita che dovremmo vincere in difesa, e che se riusciamo a vincere in difesa e limitare, diciamo, e prevalere dal punto di vista delle controfughe,
la potremo portare a casa. Secondo me è una partita che abbiamo, giochiamo in casa nostra, con una squadra, diciamo, secondo me, che come valori ha un valore simile alla nostra, e quindi è una partita che dobbiamo portare a casa a tutti i costi. Penso che sia una partita che possiamo vincere più in difesa. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Simon Botto per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Simon, grazie. Ciao, grazie a te.